Ma niente, cosa fa questa cosa? Allora, diciamo che io avrò un doppio ruolo in non tantissime ore, poche ore, e diciamo una parte sarà diciamo un po' d'appoggio al professor Todaro, dove lui in qualche modo sta cercando di darvi una storia. Voi siete qui per imparare, diciamo, a comporre un'architettura virtuale ed esprimere attraverso delle immagini. E questa cosa non siete i primi che la fanno. Prima di voi ci sono state tantissime altre persone. Tantissime altre persone che l'hanno, diciamo, affrontata con dei metodi e degli strumenti diversi da quelli di oggi. Diciamo che possiamo andare fin nel passato a cercare persone che in qualche modo, in maniera soggettiva, hanno espresso delle immagini del tempo, delle architetture del tempo, per poi, diciamo, avvicinarsi a noi e, diciamo, altre persone ancora hanno espresso architettura in alcuni modi. Per esempio, faccio subito un esempio. Per esempio c'è questo personaggio che si chiama Michele Cascarano. Qui vabbè, ci sono alcune immagini, vediamo qualcosa di... Per esempio questo tipo di immagine, ok? Sì, diciamo lui era una persona che era bravissimo a comporre immagini d'architettura, Michele Cascarano, e diversi studi, in questo caso lo studio Vario, lo studio Romano, gli chiedeva di fargli delle immagini, delle prospettive, dei progetti che loro diciamo, pensavano e quindi dovevano illustrare al cliente. Okay. E quindi lui era molto, diciamo, rinomato negli ambienti professionali perché produceva delle immagini particolari, delle immagini che fossero in grado di esprimere al meglio l'architettura progettata. E quindi lui che cosa faceva? Si metteva davanti al tavolo da disegno e doveva rendere l'oggetto. In questo caso l'oggetto è reso attraverso diciamo, un disegno fatto a mano e diciamo, inserito e colorato attraverso degli acquerelli. Attenzione, vi rendete subito conto che l'immagine che avete davanti agli occhi non è un'immagine qualunque, giusto? È un'immagine che vuole esprimere l'architettura dandogli una doppia valenza. Una valenza che è soggettiva e una valenza che è oggettiva. Soggettiva perché? Soggettiva perché, come vedete, è come se fosse stato fatto uno scatto, ok? A misura umana. Ci siete? È come se veramente una persona stesse osservando quell'architettura. E infatti, vedete, c'è una linea più o meno, che è a questa altezza qui. Siete d'accordo? C'è una linea che è a questa altezza qui, che diciamo è la linea visiva. Una linea visiva che poi spazia e diventa l'orizzonte. Quindi già questo mi fa capire che lui in qualche modo deve, per diciamo, offrire l'architettura al cliente, la deve umanizzare dandogli un punto di vista che sia appunto all'altezza dell'uomo. E questo è l'aspetto soggettivo, diciamo, no? Nel senso lui sceglie un punto e rappresenta lo spazio da quel punto. Benissimo. Ancora, per rendere la soggettiva cerca un inserimento. Pensate, per esprimere un progetto ci sono diversi metodi, no? Ci sono i plastici, ad esempio, piante, prospetti, sezioni, tutti elementi che sono estremamente tecnici. Tecnici perché? Perché attraverso questo tipo di metodi, ok? Quindi la rappresentazione ortogonale delle parti, pianta, prospetto e sezioni, posso raccogliere delle misure, posso vedere delle proporzioni. Quelli quindi sono dei metodi tecnici che sono validi per esprimere, diciamo, il progetto in un ambito tecnico. La pianta magari no, la pianta riesce ad esulare da questo.
diciamo, ambiente tecnico, perché una pianta è comprensibile da chiunque comunque, no? La distribuzione, eccetera. Comunque, in generale, questi elaborati di cui noi possiamo capire misure e proporzioni sono elaborati di carattere tecnico, che servono proprio a pensare il progetto. In questo caso, invece, lui, attraverso un altro metodo, esce fuori da questo spazio tecnico e si mette invece in un ambiente più soggettivo, appunto. Quindi la scelta del punto di vista, che però è un punto di vista particolare, perché come vedete ci sono questi oggetti che gli vengono incontro. Quindi diciamo che non si è messo a caso, si è messo in un modo tale che attraverso una sezione di questa prospettiva riesce a dare il doppio valore, un valore tecnico e un valore soggettivo. È chiaro? Quindi io qui sono ad un'altezza umana, c'è la gente intorno, c'è il colore, c'è il contesto, ma oltretutto io ho spaccato questo oggetto e ti faccio capire come si propone. Riesco quindi, se non fosse stato spaccato questo oggetto, io non avrei mai capito il numero di piani che ci sono, che c'erano nell'edificio, giusto? Non avrei mai capito che c'era tutta questa struttura. Vedete, c'è una controvettura in vetro che permette alle persone di guardare attraverso. Ok? Non avrei mai capito effettivamente la distribuzione generale delle cose. Quindi lui attraverso questo diciamo, inserimento riesce a dare un valore ulteriore, quindi potrebbero stare intorno, di fronte a questa immagine, che era un pannello espositivo, ci potevano stare persone, diciamo, non addentro ai lavori, e persone addentro ai lavori, perché io all'interno di questa immagine trovo un plusvalore, è chiaro? Un plusvalore che è dato dal suo, diciamo, dalla sua iniziativa creativa. La creatività non è, lui non ha fatto il progetto, la sua creatività è stata nell'esprimere il progetto in modo tale da dare un valore ulteriore ad un'immagine. È chiaro? Posso fare una domanda? Ma è un architetto? Lui è un Cioè, comunque, architetto, anche è lui certo. Sì, progetta? era un architetto. Penso che sia ancora in vita, ma diciamo che Sì, manca un mi manca lui. Perché era, diciamo, questo signore era un collega di una persona da cui io ho lavorato, che adesso ha 85 anni, questa ok. persona. Quindi probabilmente. Però era un architetto, e questa è una giusta domanda, perché comunque lui, Una sì. conoscenza tale. Bravissimo, una conoscenza tale che non No, so. saperà anche dove tagliare, appunto. Quindi su questo non c'è ombra di dubbi, nel senso c'è una conoscenza dell'oggetto architettonico, ma oltretutto però c'è una conoscenza di quelli che sono i metodi, e sottolineo la parola metodo, per rappresentare lo spazio architettonico. E oltretutto c'è un'artisticità che gli consente di creare questa cosa qui, un'ambientazione, ok? Diciamo che l'obiettivo che una persona che illustra oggetti di architettura ha è quello di creare una sorta di fotorealismo, giusto? Questo è più di un fotorealismo, perché ha creato un'immagine reale, dandogli un contesto con delle persone sotto, ok? C'è questo che si passeggia, altra gente, quindi è viva questa immagine, ma oltretutto ha questa valenza tecnica. È chiaro? E attenzione, questa valenza tecnica non è solo data dall'aspetto, dal fatto che, diciamo, questa architettura è sezionata. Questa valenza tecnica è data anche dal fatto che, diciamo, l'immagine è presa in un certo modo. Come vedete, questa linea, forse, diciamo, non è proprio super percepibile, però è pressoché verticale. Vedete? Questi elementi sono verticali. Quindi si può fare Le una sezione. linee, benissimo, tanto è vero, questa è quasi misurabile, ok? Non è misurabile probabilmente questa linea qui, non è misurabile questa linea qui, ma probabilmente queste parti hanno una proporzione che è misurabile. Quindi lui ha utilizzato il metodo, che è un metodo soggettivo, e prima abbiamo parlato di piante, prospetti e sezioni, quindi viste ortogonali. Qui stiamo parlando di una prospettiva, ok? Una prospettiva perché è l'unico metodo
E quando io parlo di metodo perché la prospettiva si definisce come metodo di rappresentazione. Noi abbiamo, quelli che conosciamo noi sono tre metodi di rappresentazione, giusto? L'assonometria, le proiezioni ortogonali e la prospettiva. Queste sono le tre famiglie di metodi. Oggi si sono aggiunti altri metodi, che è la rappresentazione digitale, matematica e numerica, però questo è quello che voi dovrete portare avanti. Nel passato il metodo era la prospettiva. La giusta scelta della scena della prospettiva gli ha permesso di creare questo. Ci siamo fino a qui? Perfetto. E poi, vi ripeto, rendere attraverso il colore. Ho portato altri esempi per capire, vedete? Anche qui a me mi stupisce perché lui forse, secondo me, questo era. Questo qui era il suo amante, secondo me, perché c'è sempre. Infatti, No. ti giuro, eccolo qua. Oddio, vado solo che c'ho gli occhiali Cioè, sulla non lo so, bocca. forse, perché lui, allora, almeno quello che faceva appunto l'architetto da cui lavoravo, gli omini, diciamo, aveva un cassetto pieno di omini, diciamo, stampati, no? E quindi con la fotocopiatrice lui li scalava. Li rilucidava e magari cambiava la giacca, però comunque c'erano sempre. E poi quello che facciamo anche noi, nel senso, abbiamo i nostri diciamo archivi, popoliamo, mettiamo gli alberi, eccetera, eccetera. Anche in passato si faceva così, questo è un passato molto vicino, diciamo, no? Guardate qui, vuole giustamente rappresentare un terminal dell'aeroporto, c'è un aereo che vola, ma ancora viene riproposta qui un'immagine, una prospettiva, dove questi sono sempre spigoli, verticali. Questa è una cosa molto importante. L'architettura ha due, secondo me, quando si rappresenta l'architettura, ci sono, diciamo, tre punti di vista che si possono attuare. Ok? C'è la visione umana, anche qui. Ecco qui riesco a percepire l'orizzonte e come vedete le teste delle persone sono tutte allineate su questa linea. Perché se noi pensiamo che le persone sono tutte alte 1,75 m, diciamo, qualcuno è un po' più basso, qualcuno è un po' più alto, però quando io guardo li trovo tutti, diciamo, sul piano che va in fondo all'orizzonte. Attenzione a queste cose, sono quelle che rendono umana una prospettiva, cioè un'immagine d'architettura. Quindi, siccome l'obiettivo è architettura virtuale e la sua espressione attraverso delle immagini, non potete pensare di rappresentare un'architettura se non così. O, l'altro metodo, è il volo d'uccello. Abbiamo la possibilità di esprimere architettura anche attraverso il volo d'uccello, perché in quel caso noi vogliamo, diciamo, rappresentare non attraverso un'assonometria, che è un metodo tecnico, ma un complesso, ma deve essere però dichiarata questa cosa. Il complesso è un volo d'uccello, quindi sto dall'alto e cerco di capire un territorio, un inserimento. Altrimenti, la lista deve essere questa, perché se tu devi presentare un progetto a qualcuno, un'immagine a qualcuno, per quale motivo questo qualcuno dovrebbe comprendere un altro punto di vista? È chiaro? Cioè, loro, noi, la vedremo sempre in un certo modo l'architettura, è questa. Ok? E poi l'altro accorgimento è appunto, diciamo, non creare, poi il Topolino lo leggeva, qualcuno di voi l'avrà letto Topolino, no? Ve lo ricordate il deposito di Zio Paperone? Era così, era sempre così questo deposito. Perché? Perché lì c'era qualcosa che non andava era diciamo, una rappresentazione fumettistica che esaltava la prospettiva. Non deve mai succedere questo, ok? Non deve mai avere uno spigolo che è verticale, perché comunque nell'architettura c'è una statica, una cosa poggia sopra l'altra, no? Se comincio a vedere delle linee storte un po' mi preoccupo, soprattutto se queste linee storte non sono vere, ok? Quindi, e questo quindi dipende da come voi vi posizionate con la vostra camera. Quello che succede infatti con la macchinetta È quello che succede con la macchinetta fotografica, è quello che cerchiamo di capire adesso, quello che non bisogna fare e quello che bisogna fare. Quindi, gli spigoli sono verticali e quindi sono, diciamo, posso sempre comprendere le proporzioni tra le parti. Ci
Ci siamo? Posso sempre comprenderla in questo modo, altrimenti ho scorciato. Non dico che posso misurare, ma posso comprendere le proporzioni, e questo è sempre importante. Ok? Sempre lui. E qui vedete un'altra cosa importante, ovviamente per rendere, diciamo, comprensiva, io ho preso lui perché, diciamo, che mi sembrava interessante come lui aveva reso, e poi parecchi della sua generazione rendevano i... Che dice, scusa? No, tu... Sì, 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 no, c'è tutto, ma effettivamente pensate a questa immagine sola. Ok, non avrebbe reso, ma eppure noi l'avremmo apprezzata, perché noi già siamo occhi esperti, noi già l'avremmo apprezzata perché subito saremmo andati nell'architettura. Mentre quando tu devi divulgare un'immagine, probabilmente, diciamo, l'architettura è letta in funzione del contesto. Ma questo qua a mezzo non sta bene, cioè sembra un'astronave, invece questo è effettivamente un'astronave. Però quando tu cominci veramente a popolarla, allora, quando, diciamo, è passato l'aspetto umano dell'immagine, allora si può parlare di architettura. Questo, ripeto, perché noi ci troveremo a, diciamo, a ragionare, a, diciamo, a confrontarci con persone che non hanno studiato di immagine. Ok? Guarda, cioè, guardate, ci sono tantissimi effetti, certi sono anche esagerati, ma lui comunque è stato sempre molto, diciamo, ponderato nella costruzione delle immagini. Vedete qui addirittura lui, diciamo, un oggetto così impattante l'ha reso più impattante attraverso una presa che non è frontale. Diciamo, se fosse stato frontale avrei letto questo, diciamo, questo prospetto, l'avrei letto rettangolare. Guardate il dinamismo che lui ha dato, non mettendosi frontalmente, ma di lato. Quindi c'è questo proprio guizzo che prosegue con questo elemento. Quindi una cosa, posso fare, diciamo, due cose. Mettermi di fronte al prospetto e fare un'immagine di fronte al prospetto, e allora gioco sulla comprensione delle proporzioni. Altrimenti cerco di rendere più aggressivo l'oggetto attraverso una sua visione angolare, no? Allora vedi quest'angolo che ti viene addosso e degli elementi che partono e ti vengono intorno. Quindi la scelta della vista è fondamentale, fondamentale per esprimere, ecco perché questo metodo, la prospettiva, è per, diciamo, eccellenza il metodo soggettivo. Soggettivo perché sei tu che crei delle composizioni, ok? Semplicemente, e poi c'è sempre, e non vi scordate mai, guardate com'è, diciamo, chiaro l'orizzonte. Lui ce l'ha proprio qui, sta venendo a fare attentato. Cioè, infatti è assurdo pure la contestualizzazione del per, cioè, cambia la persona anche a seconda del... Certo, attenzione. Attenzione, periodi diversi, ma sono scelte che devono accomunare voi a loro, ok? Quindi in qualche modo noi non siamo tanto distanti da questo tipo di immagine. Cioè, quello che fondamentalmente li unisce è la rappresentazione dell'architettura e il metodo per la costruzione di un realismo, ok? Benissimo. E guardate ancora, ovviamente questo oggetto è un oggetto che ha una certa forza perché occupa lo spazio, no? E allora esalta alcune scelte progettuali attraverso, diciamo, la proposizione di parete vetrate. E allora lì giustamente ci è andato di pennello per far capire come quell'oggetto si nasconde all'interno dell'atmosfera attraverso una superficie vetrata. Lui non avrebbe potuto, questa immagine non sarebbe stata proponibile se non avesse reso così bene quel prospetto, il vetro, il materiale. Problematiche che in qualche modo, diciamo, anche voi dovrete affrontare. Ok, la resa dei materiali, ma non perché voglio fare bene il vetro, ma perché voglio far vedere come quell'architettura si contestualizza e risponde al contesto. Ok, facciamo ancora un po' un giro. Ecco qui più o meno ancora un'altra, si è messo nuovamente con queste fughe, cioè vedete la differenza?
tra questo tipo di rappresentazione, questo tipo di scelta, perché qui è semplicemente come si posiziona la camera rispetto all'edificio. Dico camera per intendere quello che lui vedeva come la capoccia dell'osservatore. Noi pensiamo alla camera perché subito inseriamo l'osservatore in uno spazio digitale. In realtà quello che noi stiamo scegliendo è dove è posizionato l'osservatore. Siete d'accordo? Ok. In questo, vedete quando l'osservatore si pone in un certo modo come le fughe, diciamo come le linee, convergono in una zona che è sempre all'altezza dell'orizzonte. Ci siamo? Cioè questa, diciamo, può essere assimilata a quella che si chiama prospettiva centrale. E adesso cerchiamo di entrare un po' nel tecnico e capire di più queste cose. Qui, vabbè, c'è un mercato. Vedete? C'è comunque immagini molto contemporanee e diciamo che effettivamente a me mi fa pensare, ho la sensazione quando vedo queste immagini, no? Di essere all'aeroporto Leonardo da Vinci, per dire, no? Cioè, lo sento proprio l'effetto di diciamo, spazio fatto in un certo modo adatto ad ospitare tanta gente e riesco proprio a capire l'effetto che ti dà, cioè a questa architettura che ti passa sopra, a queste strutture che ti passano sopra. Grazie sempre, vedete, guardate, l'orizzonte c'è sempre, quindi questa è una regola, e un'altra regola è lui. Lui c'è sempre, ci sta sempre, veramente. Ok. Bene. Anche questo diciamo che lui ha lavorato fino a una decina d'anni fa, quindi anche le architetture sono molto contemporanee. E allora adesso vediamo come questo facciamoci un viaggio in America. Ok, allora questa è una visione dall'alto, eh? Stiamo vedendo la copertura di un'architettura che è famosissima, Casa Farnsworth di Mies van der Rohe. Ci siamo? Conoscete? Avete più o meno? Io ho portato anche una piccola. Ci siete mai stati? Purtroppo la pensata che non ci fossimo stati, abbiamo Ah, vabbè, allora io per questo ci sono portato per capire bene di che stiamo parlando. Chi l'ha vista, diciamo, se ne può saltare. Aspetta, un attimo. Ecco qua. Tu l'hai visto, passa per guardare. Comunque ci sono le pagine. Lei chi? Michele Carvano. Michele Carvano. Sì, sono abituato a lavorare. Lo spirito calabrese. Ah, ecco, dicevo benvenuti al sud che fa un po' di Allora, vabbè, diciamo che abbiamo questo corpo centrale, ok? Abbiamo questo corpo centrale più diciamo, una specie di diciamo, spazio aperto, una piastra che si inserisce nel verde e si affaccia su questo fiume, no? E allora ci sono questa serie di immagini, per esempio, no? Qui vi fa vedere, diciamo, la piastra, appunto, che è questa piastra. Questa piastra, giusto? Quindi adesso stiamo facendo una foto da questa parte. Ok? Quindi siamo con le spalle al fiume e guardate com'è fatta questa foto, no? Giusto, come dicevate voi, effettivamente quando faccio una foto d'architettura alcune cose le devo rispettare. È chiaro? Vedete questa, diciamo, questa struttura com'è verticale? L'avete detto voi, no? Quando si fa una foto ci deve essere un certo rapporto con l'oggetto, no? E quindi riesco a capire le proporzioni tra le parti. Anche qui, quando è stata fatta la foto, ok, qui voglio far capire proprio il passo degli elementi, leggo una fuga che sta più o meno a questa altezza, giusto? Siete d'accordo?
e questi elementi che sono paralleli, lo capisco, convergono in questa zona qui. Ci siamo? Guardate, abbiamo visto quell'immagine in precedenza e diciamo che riusciamo a comprendere meglio anche questa d'immagine, no? Ok, fortunato chi ci è andato, giusto, chi ha fatto queste foto. Ok, che non sono foto, sono rendering. Questi sono dei rendering fantastici in cui dentro, in cui le scelte che sono state fatte sono tutte le scelte, sono, non ho capito. No, infatti, però sono rendering che girano sulla rete. Se andate su 3D.com trovate questa persona che si è fatta un mazzo e ha deciso di pubblicare questi materiali. E quindi però lui nel fare questo si è dovuto confrontare sia con delle scelte, diciamo, fotografiche, ma anche lui, diciamo, ha compreso tutto quello che, diciamo, hanno compreso i nostri antenati, quindi vedi Cascarano, e effettivamente lui si è messo in altezza umana e ha creato un'immagine tale che io posso verificare i rapporti tra gli oggetti. Ok? Quindi non vi dimenticate mai, quando si rappresenta un'architettura, la telecamera deve stare all'altezza umana. È chiaro? Oppure, se vogliamo rappresentare un inserimento in un complesso, si fa un volo d'uccello, ma quello è dichiarato. Diverso se si rappresenta il design. Se si rappresentano oggetti di design, l'oggetto, tu prendi questo mouse, lo vedo sempre in un certo modo. Siete d'accordo? Non posso rappresentare, diciamo, non posso creare un'immagine di un mouse o di un oggetto di design in questo modo, gli cambierei le proporzioni, gli cambierei il contesto. È chiaro? Benissimo. E quindi lui, diciamo, in questo rapido excursus di rendering, vedete? Metteteci quell'omino classico che ce la cascarano sempre, è uguale, no? Se il bambino con la giacca lo mettiamo qua, sta bene, magari un po' più reso meglio, ma funzionerebbe uguale. Vedete, questa è perfettamente orizzontale, questa è orizzontale, vedo le fughe di tutti gli elementi che convergono verso un centro che è ad altezza della visione umana. Ok? Una domanda, ma probabilmente soltanto la struttura è proprio render, cioè nel senso è stata photoshoppata, c'è cioè stata poi foto inserita in un ambiente. Ah, ragazzi, no, lui si è fatto no, anche. Allora, anche io l'ho studiato, nel senso che ho studiato il lavoro che ha fatto questo ragazzo, okay. E si è fatto anche le foglie renderizzate, perché ma voi sarete bravissimi tanto quanto lui. Nel senso che. È Alex Roma. È italiano questo ragazzo, è italiano, però attenzione, adesso vi stupite, fra poco voi scoprirete delle tecniche, delle metodologie per con l'esperienza fare questo, però diciamo quello che è che questo effetto è dato anche da alcune scelte fatte, cioè tutto parte dalla scena e poi si renderanno i materiali, importantissimo ovviamente, importantissimo. Vi faccio ancora un po' osservare, attenzione, ma lui infatti ci ha puntato molto, perché poi vedete come guardate che il fatto di mettere in maniera, vedete qui c'è un'architettura che abbraccia il verde, quindi diciamo il suo obiettivo era sì l'architettura, ma farti capire quanto è bravo a fare un sacco di cose. Ok, tutto. Ma poi c'è anche questa è arte. Questa qui è arte perché c'è una sensibilità nel contestualizzare l'oggetto. Quindi questa è la sua immagine perché l'ha composta lui. E per fare questo tipo di cosa avete bisogno di due atteggiamenti. Quello che vi sta, diciamo, in qualche modo cercando di rovinare, raccontare il professor Todaro, nel senso cercate di raccogliere delle informazioni che vengono dal passato, perché in qualche modo vi costruiscono, diciamo, una certa sensibilità nel comporre le immagini, nel conquistare lo spazio grafico. Quando voi fate un'opera d'arte, l'opera d'arte non è solo rendere l'oggetto, ma è comporre l'immagine,
ok? Quindi l'aspetto soggettivo e artistico è nella composizione e nella scelta del metodo e in come il metodo viene utilizzato. Quindi questo farà in modo che la vostra, diciamo, opera d'arte sia unica. A me non serve leggere questo per capire che è lui che l'ha fatto. Io capisco da delle composizioni, ok, dall'utilizzo della luce, del materiale, che quest'opera è unica, ok? Quindi l'importante veramente è rendere ricche le vostre immagini di un aspetto critico che deriva da voi. Voi non dovete solamente, e lo dovete fare bene, lavorare con il software, no, non è solo quello, diciamo che qualcosa in più che vi farà essere diverso da altri è proprio queste scelte critiche, soggettive. E poi dovete saper raccontare le cose che fate. Vedete, qui voglio raccontare il prospetto o parte del prospetto. Quindi mi metto con la camera frontalmente all'oggetto e ti racconto la partizione dell'architettura. Quindi un po' di conoscenza di quali sono le parti importanti che devono essere dette quando si visualizza l'architettura, quello lo dovete imparare. Lo imparate semplicemente attraverso un'esperienza visiva, quindi osservando quello che è stato fatto. È chiaro? Vedete qui, cioè, che cosa ti voglio far vedere? Guarda quanto sono bravo, è qua ancora più bello, eh? Qui è proprio... Guarda quanto sono bravo! Guardate, qui vuole... Qua c'è, veramente lui ha un po' avvicinato l'acqua, perché vi faccio vedere. Vedete l'acqua dove sta? L'acqua sta qui. È vero. L'acqua. E mi dice, come faccio a fargli vedere? Quanto sono bravo con l'acqua, avviciniamola un po'. Ok, quindi diciamo che il doppio scopo è... Sta nell'acqua. Però succede in alcuni casi, perché diciamo il progetto è stato pensato su come fa la fitta, perché ogni tanto il fiume diciamo un po' è stato sopraelevato, potrebbe dare non così affascinante, ma in realtà questa cosa potrebbe succedere. No, poi dal video si vede ancora meglio il colore dell'acqua, è proprio... Hai trovato... Perfetto, sì. Come si chiama lui, quindi? L'altro l'ho visto prima, un po' perso. Mentre tu cerchi, ti dico che vedete, qui invece vuole raccontare anche l'architettura, perché con l'immagine, la pellicola, se fosse una diciamo foto, si è messo parallelamente al prospetto. Alessandro Brutano. Ok. E quindi ecco qui che io riesco a leggere anche la composizione. Fate tesoro di queste cose. Che cosa volete raccontare? Di cosa volete parlare? Come dovete descrivere l'oggetto? In funzione di questo, allora potete raccontare le cose. Benissimo. Questa è l'ultima immagine che diciamo vi faccio vedere di questa persona. Però, come voi dite, potrebbe venire in mente un pensiero, diciamo, no? Loro, in qualche modo, Michele Cascarano è riuscito a dare un senso alle sue viste, un senso architettonico alle sue viste, è riuscito a dare un senso alle sue viste attraverso delle scelte che si basavano sulla costruzione di un metodo. Che era la prospettiva, giusto? Qualcuno di voi ha un po' studiato il metodo, la prospettiva? Ok, diciamo che voi anche consapevoli che esiste un computer, dite, ma della prospettiva cosa ce ne frega? Giusto? Potrebbe essere anche questa la domanda, no? Perché, diciamo, devo studiare la prospettiva se c'è un computer che in automatico fa la prospettiva? Perché è importante? Perché voi gestirete degli elementi all'interno del computer che sono gli elementi tipici della prospettiva. Ok? Questa
è riconducibile al metodo e vedrete che, diciamo, le parti che compongono il metodo dello spazio digitale sono le stesse parti che compongono il metodo della prospettiva. Che cosa vedete che vi è piaciuto tanto? No, stavo soltanto cercando dove era, perché è molto diverso vederlo da qui. Certo, hai ragione, scusa, ma questo materiale ve lo passo tutto, questo materiale. Quindi, che cosa succede? È importante un po' capire di prospettiva per fare delle scelte all'interno dello spazio digitale. Questa è un'immagine, è un click fatto con, diciamo, il pulsante del rendering, ma dietro c'è tutto il lavoro prospettico. Infatti io da questa immagine posso capire benissimo, da questa immagine, dove lui ha fatto questo rendering, nel senso che lui probabilmente aveva, si era creato un contesto, questo è vero però, questo non è orrendo, questo è da Google, che è rotondo, e diciamo lui si era creato un contesto e ha fatto delle scelte. Cerchiamo di capire quell'immagine lì come si lega fortemente a quello che è il metodo soggettivo, che è la prospettiva. Voi quando fate foto sapete benissimo che state facendo prospettiva, giusto? Non sapete però che c'entra la prospettiva, dove sta la prospettiva in quello che state facendo. Allora cerchiamo di capirlo insieme. Questo è un bellissimo rendering. Questo è un bellissimo rendering. Quelle di prima erano bellissimi disegni, giusto? C'è un legame tra quei disegni e questi rendering, che non è solo l'architettura e la scelta del punto di vista, è una serie di elementi insieme che noi dobbiamo imparare a capire. Benissimo. Prima di tutto cerchiamo di capire un po' la prospettiva. Ok. Bene, prospettiva. Tutto ciò che vi dirò sarà utilissimo per lavorare con 3D Studio, quello che sarà. Che strumenti userete voi? 3D Studio Max. Ok, quindi 3D Studio per comporre e pure per rendere. Benissimo. Allora, cerchiamo di capire bene. Quando noi abbiamo una prospettiva, abbiamo, diciamo, alcuni elementi che esistono sempre. Il soggetto dell'immagine, l'osservatore e un luogo in cui costruire l'immagine, che è lo schermo del computer o, a suo tempo, il foglio di carta. Giusto? Uno, se volete fare un'immagine d'architettura, questa altezza deve essere appunto intorno al 1,70 m, al 1,80 m. Ci siamo? L'oggetto può essere qualunque, però attenzione, in funzione di come volete, diciamo, poi voi potete stare così, giusto? Queste scelte vi consentono di vedere più o meno delle cose, giusto? Nel senso che se metto la testa dell'osservatore alta tanto quanto l'altezza dello spigolo, probabilmente io non vedrò mai quello che succede sopra il cubo, siete d'accordo? Ok? Perché se io guardo così è diverso che guardo così, siete d'accordo? Quindi l'altezza di questo elemento è importantissima, perché è una scelta. Come la voglio far vedere questo oggetto? Voglio far vedere qualcosa di più sopra? Voglio far vedere qualcosa di più sotto? È chiaro? E questo dipende da quello che state illustrando, nel senso, il progetto com'è meglio esaltato? Attraverso una sua visione di alcune parti, di altre, poi attraverso una sua visione di spigolo, attraverso una sua visione frontale. Quindi voi pensate che questa qui, il piano e l'omino, diciamo, è una struttura che si muove rigidamente, va bene? Questa struttura si muove rigidamente e serve ad esaltare in maniera maggiore e minore l'oggetto. È tutto chiaro? Fino a qui? Benissimo. Quindi le componenti sono l'oggetto da rappresentare,
il piano su cui rappresentare, in questo caso lo schermo, e diciamo la posizione dell'osservatore rispetto a questa scena. L'osservatore non è uno qualunque, è la camera, giusto? E la distanza tra lui e, diciamo, il luogo in cui rappresentare è una distanza importantissima, che per la camera è la distanza focale, ok? È la lunghezza dell'obiettivo, è chiaro? Impareremo l'importanza di questi elementi. Allora, voglio rappresentare il cubo. Come funziona secondo voi? Più o meno? Più o meno, dico, eh? Se io ho un oggetto, dalla mia testa partono dei raggi visivi, giusto? Che colpiscono i punti notevoli dell'oggetto, e se c'è un quadro che seziona questa sorta di cono, ecco che sul quadro si disegna un'immagine. Siete d'accordo? Quindi dall'omino parte una serie di raggi che colpiscono l'oggetto e che vengono sezionati dal, lo chiamo foglio di carta, anche se è un buon termine non so vedo, dal foglio di carta, e sul foglio di carta si disegna l'immagine. Bene. E infatti proprio così succede, giusto? Testa dell'osservatore, oggetto, in questo caso essendo un oggetto semplice, io prendo quelli che sono i punti notevoli dell'oggetto. Un cubo si descrive attraverso i suoi spigoli, i suoi vertici in questo caso, no? Quindi questo raggio va verso l'osservatore perché da lui parte, e buca, questo raggio buca il foglio di carta qui, e via dicendo, quest'altro raggio buca il foglio di carta qui, così così. E poi faccio proprio il gioco che faccio al mare quando sto sotto l'ombrellone, no? Unisco i puntini ed esce fuori l'immagine del cubo. È chiaro? In questo caso, come vedete, l'osservatore è più alto dello spigolo e riesco a vedere quello che succede sopra. Quindi che significa? Che l'orizzonte, la linea d'orizzonte, quella linea su cui stavano tutte le teste, è più alto dell'altezza del cubo. Siete d'accordo con me? Perfetto. E quindi esce fuori un'immagine dove io riesco a vedere bene quello che succede sopra. Perfetto, questo, diciamo, in termini intuitivi è quello che realmente, diciamo, in termini intuitivi è quello che succede fisicamente quando si costruisce questa immagine. In realtà, diciamo, il metodo prevede dei meccanismi grafici per far succedere questa immagine senza avere l'oggetto reale e senza avere la posizione reale dell'osservatore. Ripeto, posso costruire questa immagine non essendo in presenza del cubo e dell'oggetto e dell'osservatore, ma posso avere solo il pezzo di carta, quindi devo trovare quegli strumenti che mi consentono di costruire la prospettiva del cubo. Ci siamo? Cioè, questo è per capire che se c'è questo, se c'è questo, metto un piano in mezzo, la sezione è il cubo, in prospettiva. Ma in realtà, quando eravamo piccoli, lo facevamo senza tutti questi elementi, anche perché è un progetto, non è un oggetto esistente, è un qualcosa che noi dobbiamo progettare e visualizzare su uno spazio piano. È chiaro? Quindi dobbiamo cercare delle cose che succedono quando si crea questo tipo di immagine. Pensiamo a questo. Cerchiamo di capire questa immagine. Allora, ho lasciato la prospettiva, che è una cosa che invece verrà successivamente, però per trovare, diciamo, degli elementi che legano il tutto. Quindi voglio costruire questo, per adesso però l'ho lasciata per capire. C'è l'osservatore, ok? C'è lo spigolo del cubo, giusto? Tra un lato, tra una linea e un punto, posso costruire un piano, siete d'accordo? Siete d'accordo con me? Tra una linea e un punto io costruisco un piano. Un piano solo è costruibile tra una linea e un punto, perché se pensate che una linea è composta da due punti, per tre punti passa un solo piano. Su questo non ci sono dubbi, va bene? Quindi qua ho tre punti, 1, 2, 3.
Quindi è una lama di luce, è una lama di luce che comprende anche lo spigolo. Questa lama di luce taglia il foglio di carta in una linea. La vedete questa linea? Questo è il taglio che fa la lama di luce, che comprende anche lo spigolo, questo è il taglio che fa sul foglio di carta. Poi c'è un altro taglio che fa sul piano orizzontale. Ci siete? Quindi c'è questo taglio e questo taglio, questo sul foglio di carta e questo sul piano orizzontale. Come vedete però, cosa importante, il taglio comprende lo spigolo rappresentato del cubo. Ok, se ci sono, cioè, guardate, questa è una lezione proprio illustrativa, quindi se ci sono dubbi, proprio chiacchieriamocela questa cosa. È geometria descrittiva proprio a minimi termini, per arrivare a delle cose importanti. È chiaro? Quindi ho il mio piano che si chiama piano proiettante tecnicamente, perché viene proiettato dalla mia testa. Ed è un piano che è importante perché vado a prendere lo spigolo che voglio, diciamo, rappresentare. Questo piano taglia il foglio di carta in una linea, di cui una porzione è lo spigolo rappresentato. Bene, e questo è lo spigolo sotto. Ok? Questa si chiamerà traccia e questa si chiamerà fuga. Ok? Quindi abbiamo questo. Prendiamo adesso lo spigolo sopra, che è parallelo a quello sotto. Adesso quindi faremo passare un altro piano proiettante per lo spigolo sopra. Ok? Facciamo. E succede questo. Abbiamo questa situazione. Il piano sotto lo vedete ancora? Cercate sempre di vederla quadridimensionalmente l'immagine, eh? Cerchiamo di non perdere. In questo modo abbiamo la traccia 1 di alfa, la traccia 2. Quindi, chi mastica prospettiva usa anche il termine alfa? Chi mastica prospettiva? No, attenzione, è tutto molto più tranquilla la situazione. Voglio solamente portarvi a notare delle cose. Notiamo questo, che abbiamo il precedente piano proiettante che taglia costruendo la retta sotto, che è appunto lo spigolo la rappresentazione dello spigolo più in basso. Ho fatto la scelta di vedere cosa succede se faccio passare un altro piano proiettante per lo spigolo sopra. Ok? Questo piano proiettante, vedete, interseca creando un'altra retta che rappresenta lo spigolo sopra in prospettiva e che converge verso un punto. È chiaro? Quindi questi due piani che partono dalla testa dell'osservatore e prendono due spigoli paralleli dell'oggetto reale, tagliano il piano di quadro, quindi il foglio di carta, convergendo in un punto. La vedete questa cosa nella testa? La vedete? Benissimo. Perfetto. Quindi due rette parallele, in prospettiva, sono rette che convergono in un punto. E quindi pensiamo al rendering di architettura e alle prospettive fatte da Cascarano. Ok? C'era proprio un qualcosa dove tutto convergeva, che era appunto la fuga di rette parallele. È chiaro? Quindi non è altro che il frutto di sezioni di piani proiettanti su piani di quadro. Ok? Due rette parallele. Ok, vengono rappresentate in prospettiva attraverso rette che hanno fuga in un punto. È chiaro? Benissimo. Che succede allora? Succede questo. Però attenzione, se prolungo, diciamo, queste sezioni, la ricordate, questo era il cubo poggiato a terra. Questo è il cubo poggiato a terra. Ok? La sezione del piano sotto arriva anche a sezionare, diciamo, il piano di quadro in un punto. Quindi pensate proprio che se io prolungo questo piano, lo prolungo, si incontra con le due tracce, diciamo, le due sezioni sul piano in questi due punti qui. No, questa cosa è importante perché questo punto, questa linea qui, è misurabile. È la misura reale, quindi questa cosa è importantissima. Tutto ciò
E quindi ecco perché una sezione prospettica fatta in un certo modo è misurabile. Ok? Tutto ciò che sbatte addosso al foglio di carta è misurabile. È chiaro? Bene. Adesso che succede? Se, però notiamo un'altra cosa. Due piani proiettanti che vanno, diciamo, a cogliere spigoli paralleli, si intersecano in una linea. È giusto? Tutti e due questi piani proiettanti passano dalla testa dell'osservatore e si intersecano in una linea che, caso strano, sta linea è parallela agli spigoli che sto rappresentando. Ok, non è un caso strano, però è così. Va bene? Quindi, piano proiettante, partono dalla testa dell'osservatore, rappresentano rette parallele in prospettiva, piano fuga in un punto, e questo punto lo trovo semplicemente costruendo una retta che dalla testa dell'osservatore interseca il piano di quadro ed è parallela allo spigolo. Così si rappresenta la fuga di rette parallele. Prendo la capoccia, guardo parallelamente allo spigolo, dove il mio raggio buca lo spigolo, lì vanno in fuga le rette che rappresentano quei due lati. È chiaro? Fuga. Allora mi basta semplicemente, per costruire questi altri due spigoli, mi basta girare la testa e vedere dove il raggio buca il piano di quadro. Ci siamo fino a qui? Se c'è qualche problema, veramente, è semplicemente illustrativa sta cosa. Quindi andiamo avanti. E faccio questo, ho tolto i piani proiettanti perché abbiamo capito come funzionano e ho semplicemente girato la testa in maniera tale che il raggio proiettante è parallelo a questi due spigoli. Quindi, come ho trovato le rette per rappresentare questi due spigoli, sono in grado di trovare anche le rette che rappresentano questi altri due spigoli, giusto? Giusto? Bene. Mi rendo conto che questi due punti di fuga sono sicuramente all'altezza dell'osservatore. Ok? Quindi unendoli con una linea è arrivato il famoso orizzonte. Eccola qua, vedete? Posso aiutarti? No, stavo dicendo che la distanza dell'osservatore è la prima cosa per teoria che deve essere data, cioè quando io vado a disegnare una prospettiva è talmente fondamentale la distanza dell'osservatore, è talmente importante la lunghezza focale di una telecamera che deve essere data, è chiaro? Quindi la prima cosa è il rapporto tra gli elementi che partecipano alla scena, che sono l'osservatore, il piano di quadro e l'oggetto rappresentato e le reciproche distanze. Quella importante è la distanza tra l'osservatore e il piano di quadro. È chiaro? Tant'è vero che se voi avete un po' di confidenza già con, penso di sì, no? Con rendering e camere per fare rendering, impostate la lunghezza focale, 15, 20, 35 mm. In scala è la distanza che ha l'osservatore dal piano di quadro. Quindi già avete fatto giustamente un parallelismo. Avete capito che effettivamente questa cosa non è stata persa, ma è intrinseca negli strumenti che andate ad utilizzare. È chiaro? Voi quando mettete una telecamera sulla scena, compare l'oggetto telecamera e una piramide. Quasi sempre compare una piramide. Avete mai visto questa cosa? Telecamera e voi decidete la direzione della piramide. Questa piramide è proprio questa cosa qui. La piramide, il vertice è questo e come base ha il quadro. È chiaro? Questa è la piramide che si costruisce quando voi andate a mettere una telecamera in 3D Studio Max. E l'altezza di quella piramide è la distanza focale, quindi la distanza tra l'osservatore e il piano di quadro. È chiaro? E quindi già voi avete capito quanto è importante decidere questa serie di elementi in funzione dell'oggetto. Giustamente tu hai detto la distanza è fondamentale, ma se tutta questa struttura, vedete,
abbiamo trovato la fuga che appartiene al piano di quadro, abbiamo trovato l'altra fuga che appartiene al piano di quadro, abbiamo trovato le rette che portano in fuga e rappresentano l'oggetto. Tutto sul piano di quadro, quello che manca è capire come rappresentare una distanza sul piano di quadro. Questo non lo sappiamo, per tempo la distanza al di fuori, non è che posso mettere distanza 10 metri, no. C'è uno strumento che permette di mettere su questo foglio, perché alla fine sta tutto sul foglio, la distanza. E allora adottiamo questo, diciamo, questo metodo. Allora, questo qui è l'osservatore, no? E guarda verso un punto. Il punto è, diciamo, il centro di una sfera che passa anche per la testa dell'osservatore. Sta sfera interseca il piano di quadro, ok? Questa sfera interseca il piano di quadro creando un cerchio, il cui raggio è la distanza dell'osservatore. Quindi è come se io avessi preso sto mino e l'avessi sbattuto forte sul piano di quadro. Quindi lo prendo, lo vuoto e lo sbatto qui. Quest'angolo che si genera, quant'è secondo voi? In questo caso? Quanto? 95. Doppio? 90 gradi. Perché 90 gradi? Anche quando vedo il valore per averlo, vedere quello che vedo sul foglio da... Allora, quasi giusto. Aspetta un attimo, allora, questo qui, per rappresentare questo spigolo, guarda parallelamente a questo spigolo e trovo la fuga di tutte quelle rette parallele a questo spigolo. Sei d'accordo con me? Per rappresentare quest'altro spigolo, guarda parallelamente allo spigolo e trovo la fuga. Questo quant'è? 90. Se questo è parallelo a questo e questo è parallelo a questo, questo quant'è? 90. Se io faccio ruotare questo in un piano, ok, questo è sempre 90, Io ho visto l'angolo del video di tratteggiare. Ah, perdona, io non mi sono spiegato. Invece no, è importante invece capire quest'angolo qui. Quindi se voglio costruire in prospettiva 90 gradi, se voglio costruire in prospettiva un angolo di... No, perdona. Non lo vedo, però ci credo, secondo me. No, però questo invece ci credi perché... No, questo lo vedo. È chiarissimo, no? Perfetto. Se voglio costruire un angolo in prospettiva, adesso lo posso fare, perché ho capito come funziona. Allora, c'ho l'omino, lo metto qui, ok? Posso far partire una retta e l'altra una retta a 90 gradi. Queste due rette, diciamo, costruiscono appunto fughe, eccole, fughe di rette che si intersecheranno in prospettiva. In prospettiva noi non capiamo l'angolo, non si può capire l'angolo in prospettiva. Però grazie a questa costruzione capisco l'angolo, ok? E quindi siamo riusciti a capire quali sono, diciamo, qui c'è tutto quello che abbiamo detto. Però quello che infatti dicevo prima, io il cerchio di distanza almeno quando dici, cioè quando si questo, disegna questo è un nuovo è un nuovo di distanza, allora a te è un cerchio, me lo do comunque sempre prima, cioè sul computer io posso impostarlo fondamentalmente come voglio, lunghezza focale basta, ah. Ok, questo è, diciamo, è in qualche modo un legame che esiste tra il metodo che è la prospettiva e il metodo che è la rappresentazione digitale. La rappresentazione digitale non si è dimenticata, la rappresentazione digitale non si è dimenticata della prospettiva, è chiaro? Perché ha in qualche modo tradotto degli elementi importanti per costruire prospettive, li ha tradotti all'interno di strumenti che in questo caso invece possono essere collocati nello spazio. Due cose devono uscire, diciamo, da questa chiacchierata che stiamo facendo, che voi fate parte di un metodo, ok? Quando voi create immagini, non state facendo cose a caso, state utilizzando un metodo che è la prospettiva, perché è l'unico metodo che vi consente di dare del vostro all'immagine in funzione di scelte che fate, che è la posizione dell'osservatore, quindi la telecamera,
la relazione con l'oggetto e la posizione del quadro, che è importante. La posizione del quadro, quindi la piramide visiva deve essere la base sempre parallela agli spigoli, altrimenti se non è parallela agli spigoli nascono quelle tre fughe, esce fuori il deposito di zio Paperone. Mi sono spiegato? Tutto quello che ho fatto, vedete questo spigolo? È lo spigolo come quello rappresentato da Cascarano, come quello rappresentato da quel ragazzo, semplicemente perché il quadro, torno un attimo indietro, questo è tutto materiale che vi do, tutto materiale che vi regalo, ok, vedete, il quadro è perpendicolare al piano orizzontale, parallelo allo spigolo, ci siamo? Se io mi metto un po' più su con l'osservatore, sposto rigidamente tutta questa piramide, ok? Vedete? Questo interseca ed è parallela alla fuga. Poi questo, non, ecco qua, questo interseca ed è parallela alla fuga. Lo spigolo non interseca mai il quadro, quindi la fuga è all'infinito. Due rette che si incontrano all'infinito sono parallele, siamo d'accordo? Ok? Ed ecco quindi che questo rimarrà sempre una linea verticale anche in prospettiva. Quindi attenzione quando mettete la telecamera, la base, quindi la piramide visiva deve avere la base parallela agli spigoli. Ok? A meno che non ci sono oggetti, ma quello poi lo capirete voi, no? Se c'è un cornicione, è ovvio che le fughe del cornicione vengono addosso al quadro, diciamo. Però le altezze devono essere sempre parallele a questo piano. È chiaro? Quindi non c'è, diciamo, c'è un legame forte con il metodo, che è chiaro, ok? E con il metodo che utilizzate voi. Se voi tenete sempre in mente, diciamo, questi piccoli concetti, no? Allora riusciamo in qualche modo a rappresentare bene l'architettura. Voi dovete impostare il metodo a priori, cioè impostare la scena a priori. Guarda, se vuoi ti faccio voi dovete impostare il metodo a priori. Vedete qui, io avevo già anticipato che avrei visto un po' sopra, giusto? Quindi in qualche modo ho messo l'osservatore finché può, ovviamente non è che posso arrivare a 5 metri di osservatore, però posso pensare che l'osservatore o sta così o magari sta così, no? Ok? Potremmo pensare a queste soluzioni. Vedremo, tra poco lo vediamo, che chi ha fatto questa prospettiva qui, ok? Chi ha fatto questa prospettiva qui stava un po' a cavalcioni, stava così, ok? Da che cosa lo capisco? Adesso lo vediamo insieme. Bravissimo, ha voluto fare delle scelte, probabilmente ha rappresentato la realtà in qualche modo. Però vedete, questa vedo pochissimo perché è quasi ad altezza umana. Questa non può essere, diciamo, 1,80 m, non ci credo che è 1,80 m, che è già troppo. 1,70 m, beh, è un po' all'altezza mia, no? Cioè, non ci credo che questa è 1,70 m, no? È più basso, quindi probabilmente si è messo un po' più basso a fare questa foto, giusto? E poi è punti di fuga uno più forte. Ok, che cosa vuol dire questo? Anche questo è importante, ha voluto più rappresentare questo prospetto e meno questo prospetto. Quindi, diciamo, la posizione, diciamo, è importante ed è un fattore di chi progetta l'immagine. Ok? Il progetto è fatto, il progetto c'è un modello, me lo giro e lo guardo, ma lo voglio comunicare e allora posiziono l'osservatore in modo tale che lui, cioè dall'immagine vengono espresse alcune cose. È chiaro? Quindi riesco a vedere l'attacco dell'infisso al solaio, ok? Riesco appunto a percepire il passo delle parti, va bene? E probabilmente questo osservatore l'ha fatta un po' più bassa la foto. Ci siamo? E allora adesso ci divertiamo un po'. Allora, ti manca tanto? No. Hai finito? Perfetto.
Allora, guardate, adesso vediamo una serie di cose. E mi devo sedere. Allora, adesso cerchiamo di capire alcune cose. Adesso uso un software che voi probabilmente avete già usato in passato, ma probabilmente in questo corso non userete, quindi vedetelo solo a scopo illustrativo. Prima, sì. Marino, Marino. Lo usate, Rino? Ok. Ancora qualche secondo, perché è stanco tanto quanto voi lui la mattina. Chissà. Ok, allora vediamo un po' di cose. Allora, guardate cosa succede qui. Qui, semplicemente per capire i rapporti tra camera, quadro, quindi base della piramide, e oggetto da rappresentare. Allora, guardate, mi sono posto, quindi abbiamo tre casi, illustro, diciamo, il primo caso, va bene? Il primo caso è, diciamo, con l'osservatore, la telecamera, la cui piramide visiva, quindi la base che è il quadro, è parallela al prospetto, ok? Che cosa succede? Che la fuga è una sola, ok? Se la fuga è una sola, tutte le rette parallele a quella fuga convergono verso un punto, la vedete? Questa è la rappresentazione. Spero sia chiara la cosa, eh? Che succede? Abbiamo l'osservatore che guarda verso un punto e le rette parallele, diciamo, a questa retta che viene chiamata retta proiettante, sono, diciamo, convergenti verso quel punto. Quindi questa è la rappresentazione, eh? Aspettate che tolgo qualche linea, cioè questa, che si chiama curva raggi, così si vede meglio. Curva, perfetto. Ok? Siete d'accordo che se io metto la mia testa qui, non distinguerò più il cubo dalla sua immagine? Siete d'accordo? Vedrò tutto sovrapposto, perché starò al vertice del cono visivo. È chiaro? Essendo al vertice del cono visivo, questo spigolo coinciderà con questo spigolo, che coinciderà con il raggio proiettante passato per la testa dell'osservatore. Quindi l'immagine è davanti all'oggetto e lo ricalca perfettamente. Non so se è chiaro quello che ho detto. Benissimo. Quindi, se voi volete raccontare il prospetto, questo è un quadrato, eh? Questo qui è un quadrato. Mi scorre malissimo il mouse. Allora, questo qui è un quadrato perché è la faccia del cubo. Questo anche è un quadrato, giusto? Questo dietro è anche un quadrato, giusto? Quindi, se io voglio riproporre in prospettiva le proporzioni di un oggetto, un'architettura,
il piano di quadro, la piramide, diciamo la base della piramide visiva, deve essere parallela, ok, alla facciata. Allora a quel punto riesco a dare una descrizione architettonica soggettiva ma anche oggettiva, perché racconto delle proporzioni, seppur non, anche se non sono misurabili, però racconto delle proporzioni, è chiaro? Mettendomi in questa situazione ti racconto bene il prospetto dandogli un'umanità, va bene? Ottimo. E infatti vedete, le altre due fughe non ci sono, viene anche volgarmente definita ad un punto di fuga, perché le altre due non incontrano mai il quadro, raggio proiettante parallelo a uno spigolo, raggio proiettante parallelo all'altro spigolo, non incontro mai il quadro, quindi c'è un solo punto di fuga e tutto il resto è sempre parallelo, riesco a dare delle proporzioni. Altro caso, volo d'uccello chiamiamolo, no? Quindi quando parlo di volo d'uccello parlo di prospettiva a caso. In questo caso io sono rimasto, diciamo, con la piramide visiva uguale, ho spostato l'oggetto. Poteva essere anche un caso diverso, spostavo la piramide visiva e l'oggetto rimaneva fermo nella posizione precedente. Allora, guardate che succede. Adesso questi elementi li conoscete tutti, no? C'è una sfera che determina il cerchio di distanza, giusto? C'è una sfera. C'è freddo. Che trema lui. C'è una sfera che ha il cerchio di distanza che passa per la testa dell'osservatore. C'è questo spigolo, quindi la retta proiettante è parallela a questo spigolo, buca qui, e tutte queste parallele convergono nell'immagine in un punto, giusto? Poi c'è l'altra retta proiettante parallela allo spigolo. Tutte queste, diciamo, rette parallele, scusami? No, dico che poi vanno tutte lì, giusto? E l'altro, quindi qui ho tutti i punti di fuga. Questa è una prospettiva che, come vedete, è leggermente aberrata. Non riesco a capire cosa è un quadrato, giusto? Se io vedo questa immagine senza avere come riferimento le fughe, io non capisco che sto rappresentando un cubo, siete d'accordo? Solo l'esperienza visiva, nel senso, sin da ragazzini abbiamo visto cubi in tutti i modi, e allora l'esperienza visiva mi fa capire che quello è un cubo. Ok? Però in realtà è molto aberrata questa visuale. Attenzione, non vi ho fatto notare una cosa. Non vi ho fatto notare questa cosa qui. L'osservatore è all'altezza dello spigolo più basso. Non vedo nulla di quello che è il prospetto inferiore della pianta, tra virgolette, cioè della faccia sotto. Questi sono accorgimenti che dovreste utilizzare poi voi nell'esprimere le vostre immagini. Invece nel rendering io vedo questa parte sopra, giusto? Questa qui è la faccia sopra, cioè è questa faccia vista da sotto, giusto? Perché effettivamente, guardate, mi sono posto all'altezza della base del cubo, ma sotto questa faccia, e quindi riesco a capire cosa succede nell'intradosso della copertura. Ok? Bene. Torniamo a questa, abbiamo capito che, diciamo, qui ho perso la verticalità delle parti, tutto converge verso i punti, non ne capisco le proporzioni, potrebbe essere abbastanza enfatica, e quindi un volo d'uccello funziona proprio così. Ho dato tantissima importanza, anzi dovete dare tanta importanza a questa lunghezza. Questa lunghezza è importante, guardate che succede. Alla stessa prospettiva, se io avvicino l'osservatore, questo è un confronto tra il cubo precedente e il cubo successivo. Al diminuire della distanza, quindi della lunghezza focale, l'immagine è molto più deformata. Ok? Se io utilizzo un obiettivo, adesso parlo di obiettivo, allora diciamo che una visione umana è assimilabile a un obiettivo da 35 mm, più o meno, non è proprio così, perché poi c'è una serie di cose, ognuno di noi ha diverso questo obiettivo, vabbè,
però di media abbiamo un obiettivo che è 35 mm. E che vuol dire che io ho un cono, ho un cilindro, giusto? E dal mio occhio si costruisce una piramide che è in funzione di questa lunghezza, giusto? Non posso andare oltre. Quindi, diciamo, l'immagine è molto, diciamo, più lungo l'obiettivo, più i raggi proiettanti convergono in una linea, quasi come se fosse una proiezione ortogonale, giusto? Quindi più è lungo, meno è deformata l'immagine. E lo vediamo anche dalla prospettiva. Più siamo lontani, quindi è lungo l'obiettivo, meno l'immagine si deforma, lo vediamo a sinistra. Ok? Più siamo vicini, più si accorcia la lunghezza focale, più la piramide visiva diventa grande, ok? E l'oggetto si deforma. E lo vediamo sempre da qui. È diminuito l'obiettivo, le fughe sono molto vicine, l'oggetto si è molto deformato. È ovvio che queste scelte vanno fatte in funzione di quello che volete raccontare. L'immagine potrebbe essere, vuole essere molto astratta, l'immagine vuole essere molto astratta perché devo raccontarvi delle sensazioni, l'immagine deve essere il più reale possibile perché oltre a dare, diciamo, l'aspetto soggettivo, voglio dare anche un aspetto tecnico, una lettura tecnica dell'oggetto. Quindi queste scelte vanno sia fatte in funzione di questo, ma anche in funzione di, diciamo, problemi reali. È ovvio che uno spazio interno necessita di una, diciamo, lunghezza focale diversa da uno spazio esterno. Non so se vi è mai capitato a me spesso, probabilmente perché faccio cose sbagliate. Quando scelgo l'albergo guardo le foto e vedo queste camere che hanno degli spigoli che sono tipo delle navi, sembrano. Perché comunque hanno molto spinto sulla lunghezza, diciamo, hanno accorciato l'obiettivo e sembra sta stanza grande, però poi nello spigolo trovi la magagna. Perché succede questo? Guardate 90 gradi come viene rappresentato. Invece in realtà potrebbe essere un po' meno deformato. Quindi succede questo. Per gli interni è ovvio di utilizzare per dare più ampie... Una suite, poi invece è un buco. Sì, però lo spigolo insegna, eh? Lo spigolo insegna molto. No, però a volte ti trovi comunque ad avere un ambiente piccolo che puoi rappresentare perché magari è comunque particolare. Infatti uno prova, no, ad aprire questo. Giustissimo. Però tutto, no, però vabbè, vi sto dicendo. Poi allora drizzi un po' su Photoshop, insomma, non è che proprio. Dovete, bravissimo, dovete interpolare le informazioni. Tutto qui. È ovvio che ci sono necessità che possono essere di carattere, diciamo, proprio mie. Voglio raccontare in un certo modo le cose e vi ricordo ancora quella prospettiva di Cascarano in cui vediamo sto spigolo altissimo. Perché lui ha usato questo tipo di tecnica. Va bene? Invece, quando io voglio essere più tecnico, allora devo lavorare su quest'altro tipo di vista. Allora, se volete, adesso facciamo un 10 minuti di pausa. Ci piace? Forse è troppo presto. No, forse è troppo poco. No, non ci giochiamo sul fatto che sono... No, purtroppo ci possiamo andare a prendere un caffè giù al bar. Prego, ragazzi. Grazie. 15 minuti? Sì, perché... Lo so, però non conosco il caffè lunghi. No, ma è proprio il tempo di arrivare di sotto. Sì, e ci fanno il caffè a tutti. Va bene. 15 minuti. Se vuole venire con lei, preparo, no, non devo, io preparo un po' di cose. No, ma nel senso, sì, lo vede che effettivamente... Fate, non lo glielo portiamo su? Volentieri, grazie. Facciamo la bolletta, ci portiamo la bolletta, un centesimo. La vogliamo magari andare grazie. Oh, sto registrando, fantastico. Sì, questo riprende. Bene. Allora, questa è l'ultima immagine che abbiamo visto prima e sono riuscito anche a migliorare il cerchio a un cerchio, quindi è servita la pausa in realtà, ci ho giocato un po' col proiettore. No, niente, il cerchio era ovale prima, adesso invece il cerchio è diventato un cerchio.
Vi ricordate c'era questo? Ah, no. Ma io mi sono annuale. Non c'è più. A parte ha detto che queste ce le ridanno. Sì, 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 ho fatto anche una registrazione che vi do tutta la registrazione, quindi non c'è problema. Se l'ha fatta, penso di sì. Allora, la cosa interessante è questa, vi ricordate? Per capirci, grazie, sfruttiamo veramente al massimo questi ultimi minuti. Vi ricordate quando vi ho detto, se io mi metto con la camera dove sta l'osservatore, l'immagine si sovrappone perfettamente all'oggetto che stiamo rappresentando, ok? Questo succede qui, guardate, abbiamo l'immagine. Lavorando un po' con l'immagine, ok, aspettate un secondo, oggetto, perfetto, mettiamo un po' in trasparenza l'immagine, ok, e quello che esce fuori è proprio l'oggetto, ok? Quindi che è successo? Questo giochino l'ha fatto ora in questa pausa? Sì, in questa pausa. Praticamente cosa è successo? Che essendo il rendering una prospettiva, capendo dove sta l'osservatore, rilevando le fughe e conoscendo almeno alcune dimensioni del progetto, ok, posso capire dove stava l'osservatore rispetto al modello, ok? E quindi posso vedere dove era collocato l'oggetto, dove era collocato l'omino rispetto, cioè dove si è collocato lui nel suo spazio digitale e come aveva messo il modello e come si era posto lui rispetto al modello. Riesco a capire come la piramide visiva era collocata, vedete? C'è il piano, questo è il piano, diciamo, la base della piramide visiva, che come vedete è parallela agli spigoli e di conseguenza l'immagine che è uscita fuori è stata quella. Velocemente. Quindi siamo perfettamente all'interno del metodo. Se non era perfettamente all'interno del metodo, io non potevo trovarmi in questa condizione e capire dove stava l'osservatore, capire quindi dove lui ha messo la camera. Guardate, è sempre possibile quindi da un'immagine, facciamo una serie di cose. Rimettiamo qui, benissimo. Allora, questa è l'immagine, giusto? Ops, scusate. Perfetto, questa è l'immagine. Mi devo mettere perfettamente frontale, imposta vista. Frontale, benissimo. Allora, siccome questa è una prospettiva, è un rendering ma è una prospettiva, la prima cosa che faccio, datemi ancora un secondo, scusate, perché è bene sempre averla un po' in trasparenza, così capiamo bene tutto. Allora, la prima cosa che si deve fare è capire dov'è la traccia, dove il piano orizzontale interseca. Dove il piano orizzontale interseca il piano di quadro, che è la foto. Ok? Il piano di quadro è la foto. È ovvio che l'osservatore è posto al centro, non al centro dell'immagine, ma in asse con l'immagine. Su questo non ci piove, giusto? La piramide è così, la piramide non è così, la piramide è così. Quindi io sto in asse con la foto. Su questo non ci piove. La foto è poggiata al piano orizzontale ed ecco quindi la traccia. Ci siamo? E quindi io vado avanti, ho capito che questi sono diciamo rette parallele, giusto? Ho studiato un po' il progetto, questa è parallela a questa, perché da qui se non lo capire mai. E allora che cosa faccio? Rilucido parti dell'oggetto, sto rilucidando parti dell'oggetto, identifico fughe, siete d'accordo?
Quindi queste sono rette parallele e vanno in fuga in un punto, che è dove la mia capoccia parte con un raggio proiettante e buca il piano di quadro. Quello che abbiamo fatto prima con il metodo lo ritroviamo qua in questa immagine, da una parte, ma anche dall'altra, ok? Che si è acceso? Ah, ok. È ovvio, come ho detto, che dove la fuga interseca la traccia, lì, posso misurare la realtà. Vi ricordate? Avevo uno spigolo, dove intersecava il piano di quadro con lo spigolo, da lì parte la retta verticale e una di queste è la dimensione reale. Conosco il progetto, scalo tutta l'immagine in funzione delle misure reali. Ok? E vado avanti. Poi, che cosa succede ancora? Devo trovare l'altra fuga e la trovo. Giusto? Che cosa so io? Che questa è una piastra che compone un angolo retto. Anche su questo siamo tutti d'accordo, giusto? Quindi questa e questa proporranno delle fughe che formano un angolo retto. Abbiamo detto stamattina prima del caffè, quindi mo è ancora più lampante la cosa, giusto? Adesso lo rifaccio se vuoi tutta la lezione, così entra bene. Bene, però siamo d'accordo su questo? Che c'è sto mino che punta di là, punta di qua, qua si crea un angolo e se ribalto l'omino probabilmente vedo quest'angolo. Quindi tutto questo gioco è perché voglio trovare la distanza dell'osservatore dalla foto e lo posso capire perché so che questi sono a 90 gradi. Ok, c'è una regoletta. Siamo d'accordo anche che questi, questa qui stanno sull'orizzonte, giusto? E allora quella viola che è appena comparsa è la linea dell'orizzonte, giusto? Vedete che l'orizzonte è sotto questo piano, vedete, questo piano è proprio sull'orizzonte, è questo piano della foto, e quindi vedo quasi una linea e non riesco a percepire sotto. Tutto ciò che sta più sopra lo percepisco, tutto ciò che sta più sopra dell'orizzonte io lo percepisco, e fino a qui torna tutto. È un rendering, eh? È un rendering. E ha tutte le strutture di una prospettiva. Poi, ok, questo ve l'ho detto prima, è un'immagine che ha una piramide visiva regolare, quindi io sto al centro. E dove quest'asse interseca l'orizzonte, lì è la proiezione della capoccia sull'immagine. È tutto chiaro? Quindi c'è sto mino qua, una distanza ancora x, però probabilmente se questo va avanti sbatte qua. Siamo d'accordo? Benissimo. Sto trovando un sacco di cose. Poi che succede? C'è una regola che dice che... Allora, che cosa ho fatto? C'è una regola scema, però è bene sempre ricordarsela. Non è il cerchio di distanza. Però se questo lo consideriamo un angolo piatto, l'angolo piatto è quello di 180 gradi, piatto. L'angolo costruito sulla circonferenza che ha come diametro quest'angolo piatto è sempre un angolo di 90 gradi. Qualunque angolo voi costruite qui sarà sempre di 90 gradi, verificatelo, fate colore, è sempre di 90 gradi. Io so che stumino può sbattere, diciamo, può ruotare solo in questo, diciamo, all'interno di questo piano. Siamo d'accordo? Se l'omino ruota intorno a questa cerniera, propone un angolo che sarà interno a questo piano. Giusto? Quindi probabilmente va qui. Quindi l'angolo di 90 gradi che ci interessa, degli infiniti che si possono creare, è quello che ha questa fuga e questa fuga. Ho trovato la distanza dell'osservatore. Ci siamo? Quindi... ecco qui che ho trovato le fughe e la distanza dell'osservatore. Bene, poi,
Posso adesso costruire il cerchio di distanza? Questo è il vero cerchio di distanza. Benissimo, ha come centro, diciamo, l'intersezione dell'asse rosso e l'orizzonte viola. Ok, eccolo qua, l'ho messo il centro. Lì la ho proiettata su quell'immagine. È chiaro? Benissimo. Allora, che succede? Posso adesso andare nello spazio, ok? Quindi tutta sta roba l'ho fatta sul piano. C'è il mouse che non risponde. Posso adesso andare nello spazio e probabilmente guardare tutto in assonometria, che è meglio. Aspettate, dategli tempo. No, però dovrebbe andare, vediamo un po'. Ok, così non vediamo scorciamenti nello scorciamento. Ok, posso andare nello spazio e quindi ribaltare. Sto facendo il contrario di quello che si fa quando si costruisce una prospettiva. Lo posso fare perché quel rendering è una prospettiva. Va bene? E allora che cosa faccio? Tiro fuori l'omino. L'ho tirato fuori, nel senso, se io faccio centro qui. Questa è l'asse di rotazione, giusto? Faccio centro qui, prendo il compasso e lo trovo. Questo è l'omino, l'osservatore stava lì. Stava lì rispetto all'immagine, ma rispetto all'oggetto? Adesso io, attraverso un'operazione di triangolazione, posso dall'omino ricavare il tridimensionale. Sto facendo un'operazione di reverse modeling. Dalla carta passa al digitale, quindi aperta parentesi al reale, ok? E quindi che cosa succede? Succede questo, allora sappiamo benissimo che qui ci sono delle rette proiettanti che partono dalla testa dell'osservatore, giusto? Che sono quelle verdi ribaltate nella testa dell'osservatore. Quindi ecco le rette proiettanti vere, che sono a 90 gradi perché rappresentano questa piastra, sono le rette proiettanti di questa piastra. Qui, che succede? Posso adesso fare delle operazioni di ricostruzione, guardate. Allora, è ovvio che se io voglio rappresentare questo spigolo, passa un raggio proiettante per quello spigolo fino allo spigolo reale. È giusto? Bene, questo spigolo va in fuga in questo punto, ma anche una traccia, la traccia, diciamo che lui, la fuga, interseca, diciamo, dove sta la fuga del piano verticale, in una traccia che poi è reale e quindi identifica un punto nello spazio. È chiaro? Non deve essere chiaro, però deve, diciamo, in linea di massima farvi capire che cosa, no, quanta, diciamo, cultura c'è nell'operazione che state facendo voi, che farete voi. È chiaro? Voi avete una grande responsabilità, nel senso che chi guarda le vostre immagini vuole vedere delle prospettive. È chiaro? Benissimo. E poi, che succede? Posso farlo tante volte questa operazione, per arrivare tante volte fino a costruire, vedete, l'oggetto reale. Ok? Ho l'oggetto reale, ho la foto dall'alto dell'oggetto reale. Ci siete? E quindi metto anche un po' di vetro. E quindi riproponendo, diciamo, sulla pianta dell'oggetto reale, capisco dove era collegato l'osservatore nello spazio. Quindi potrete vedere adesso dall'immagine se gli alberi sono messi bene oppure no, eccetera eccetera eccetera. Quindi, in conclusione, quello che... Questa cosa l'ha fatta adesso, non pensavo in... No. No, ma certo, è che vengo senza parlare, vengo a raccontare barzellette. No, attenzione. Allora, attenzione, tutto ciò che fate quindi fa parte di un filo conduttore che si sviluppa in due binari. Il primo riguarda l'aspetto compositivo dell'immagine,
il secondo l'aspetto soggettivo dell'immagine. Per dare soggettività all'immagine vi appoggerete ad un metodo. Magari non lo sapete, ma ci sono tutti gli elementi del metodo. Questo metodo è la prospettiva. La prospettiva è una cosa che veniva fatta prima di voi e probabilmente farete anche voi. E ha, diciamo, degli elementi che devono essere, diciamo, gestiti. La scena sono quegli elementi che vi permettono di gestire quelli che sono gli aspetti tipici della prospettiva. Osservatore, barra camera, il piano di quadro, tranne barra monitor, e l'oggetto, barra l'architettura. Questo è quello che voi farete da grande. Va bene, io vi ringrazio per il caffè. Grazie. Grazie di questo disegno che sicuramente è stato molto più esplicativo che vederlo, no? Sì, certo, certo. Insomma, questo è stato molto più chiaro. Sì, 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 ma questo voi vi creerete degli spazi digitali e alla fine uscirete con un bidimensionale che è questo. Ok, noi probabilmente ci vediamo la settimana prossima, perché io comunque mi occupo di questi aspetti della prospettiva e del metodo, ma in realtà mi occupo anche dei rilievi, di rilievo. Infatti mi ricordo che c'era. Benissimo, infatti l'altra parte riguarderà, diciamo, la costruzione di un dato da oggetti reali, perché poi comunque voi potreste partire, come ho detto già l'altra volta, da modelli progettati da voi, progettati da altri, che voi dovete rendere, ma probabilmente potreste anche partire da spazi esistenti, che però dovete portare nel computer, e quindi dovremo imparare anche questo tipo di gestione. Va bene? Ragazzi, buon proseguimento. Grazie. Ci sono sempre materiale? Sì. Sul server. Io ti posso dare. Metto tutto sul server adesso. R14, se lo metti lì. Ah, perfetto. Grazie. Tutti riprovare. Metto anche adesso, faccio subito il video anche. Che sembra che è uscito fuori. No, non è colpa sua, è colpa sua.